fuoco. Il vostro amore invece per la Juventus è nato dalla famiglia oppure a volte magari crescendo, dagli amici, dal fatto di guardare la televisione, di magari affezionarsi in maniera particolare anche a un campione, a un giocatore. Invece per quanto Io ti ancora riguarda. non ho capito come è nato il mio amore, perché in famiglia non seguono proprio il calcio, quindi non ci sono come dire, precedenti familiari. Mio padre, peraltro, è della provincia di Napoli, ma io mi sono innamorato della Juventus così ai primi anni delle scuole elementari, quelle cose che nascono così a pelle. E oggi ricordo con piacere, non so se oggi o qualche giorno fa, ricorre il mio primo anno in cui ho conosciuto lo Juventus Stadium. E veramente una sensazione bellissima, e in questo senso io veramente devo dire grazie a due persone del mio club, il presidente Antonio Marzo e il vice Cristian Marzo, i quali mi hanno fatto scoprire questa realtà. Io vivo a Taranto, però vi posso dire, lo dico sinceramente, ora che è trascorso quasi un mese, no, tra partite in trasferta e sosta di campionato, beh, vi dico la verità, mi mancava Torino, mi mancava lo Juventus Stadium, e vi posso È vero. dire, e non è un sensazionalismo, o un sentimentalismo, ma ogni volta che noi arriviamo a Torino e l'autobus si ferma davanti allo Juventus Stadium, vedere già questa struttura e i tiranti, questa struttura caratteristica, Guarda beh, qui, ti fa guardate. palpitare il Intanto cuore. salutiamo Andrea che ci ha scritto su Twitter, oggi torno in prima linea e c'è la foto dello Juventus Eh Stadium. beh, una sensazione forte, è casa nostra, è casa dei bianconeri. Salute.